aspettare. Marinato, Marinato, ole! Oggi presentiamo quarta categoria, è il primo torneo di calcio a 7 per ragazzi diversamente abili della Federazione Italiana Gioco Calcio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. 120 anni di storia del calcio, oggi veramente è un'apertura infinita. Questo torneo, che oggi viene chiamato torneo perché il calcio a 7 non è ancora riconosciuto e speriamo peraltro di lavorarci in merito. Quindi partirà il sabato 21 gennaio a Milano questo primo torneo. La cosa splendida di questa iniziativa è che tutte le 8 squadre precursori del torneo sono state adottate dalla Serie A. Quindi noi oggi giochiamo come Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Udinese, Genoa. L'adozione prevede quindi non solo l'identità ma anche proprio un interscambio durante l'anno di tutta una serie di attività e di collaborazioni. Ma oggi siamo qui a presenziare proprio per fare i complimenti a chi ha organizzato questo evento e poi abbiamo anche la squadra, quindi dobbiamo per forza presenziare. L'Inter sempre, quando si tratta di responsabilità sociale, è sempre ben presente e ci teniamo tantissimo a tutti questi progetti. Ma intanto noi abbiamo preso atto di una iniziativa che non è di poco conto in un mondo molto particolare. Sono partite 8 società, soprattutto le più importanti, tra le più importanti. A Milano, attraverso il Comitato Regionale Lombardia, faremo l'attività pratica, ma devo ringraziare soprattutto il CSI perché l'operazione dal punto di vista organizzativo e burocratico passa attraverso un collegamento col CSI, perché nel nostro statuto non era prevista l'operatività in questo ambito e quindi abbiamo trovato una collaborazione con l'ente di promozione che sarà anche foriera di altri interventi e di altre possibilità. Il progetto quarta categoria, visto e scrive veramente una bella pagina nella storia del calcio italiano, in quanto contribuisce a promuovere questa cultura dell'integrazione, infrangendo il muro del pregiudizio, rimuovendo quelli che sono gli ostacoli alla partecipazione piena di tutte le persone con disabilità alle varie attività sportive. Io ho già avuto un'esperienza per quanto riguarda il basket e ho partecipato a qualcuno di questi eventi per il basket e mi fa piacere che adesso sia anche per il calcio, appunto, vista la mia passione sfegatata.